E proseguiamo la trasmissione, ringraziamo ancora Roberta Anastati del suo bel intervento e adesso avremo un ospite veramente importante, direi, riguardo così l'esperienza e così ad essere esperto di questo tema, che sarà entità che governano la vita dell'uomo, demoni e angeli. E allora questo approfondimento appunto con questo argomento che tocca aspetti centrali del nostro vivere, per non anche se non sono immediatamente percepibili nel nostro vivere, che ha questa polarità di luce e tenebra, di bene e male e di beatitudine e inquietudine, questi esseri che ci portano appunto questi aspetti che magari non sono poi realmente così schematici come distinzione tra bene e male. E allora ci guiderà in questi gironi ancora misteriosi, abbastanza misteriosi, un ospite appunto esperto e a mio avviso molto coinvolgente. E dovrebbe avere collegato con noi il ricercatore Paolo Franceschetti. Paolo, ci senti? Ciao, sì, vi sento benissimo. Benissimo. Ciao. Perfetto, perfetto. Allora, grazie dell'aver accolto l'invito. Diciamo due note di curriculum: ex avvocato, ricercatore spirituale, formatore esperto di astrologia, studioso di esoterismo, divulgatore molto conosciuto in questi ambiti a livello nazionale e anche oltre, direi. Allora, il titolo non lascia dubbi, Paolo Franceschetti. L'uomo d'oggi è sempre più egotico, sempre più preso in questa tracotanza del suo sentirsi potente con i mezzi tecnologici, l'intelligenza artificiale, eccetera. In questa che viene definita con termini inglese hybris, si sente sempre più, diciamo così, l'uomo il dominatore del mondo. E invece, se scrostiamo un po' questa hybris, scopriamo invece che, come si dice nel titolo, può essere invece governato da altri esseri o entità invisibili che spesso determinano il suo agire, e a vedere come sta andando il mondo non sembrano entità tanto benevoli. E allora Paolo Franceschetti, grazie veramente che ci dai la possibilità di conoscere bene queste entità, che fanno un po' anche in continuazione con quello che abbiamo affrontato la prima parte della trasmissione con Roberta Anastati, dove magari se tu per caso hai sentito puoi anche collegarti a certe cose e possiamo anche ampliarle. Ecco, allora, ricordiamo il titolo: entità che governano la vita dell'uomo, demoni e angeli. Qui siamo in un tema centrale, direi, no? Prego, Paolo. Sì, allora, premetto che il tema è vastissimo, quindi in un'ora e mezzo possiamo solo toccare alcune cose. Allora, non sapendo bene cosa scegliere e di cosa parlare in quest'ora e mezzo, ho deciso, mentre vi ascoltavo, di aggregarmi partendo da dove è partita Roberta, sì, perché aveva sollevato una domanda e io poi concordo sulla risposta che ha dato, però la voglio precisare meglio. Cioè, diceva che le egregore presentano il conto, non lo diceva lei, lo dice qualcuno, e lei dice: ma non sono molto d'accordo. E anch'io non sono molto d'accordo, però volevo spiegare che significa presentare il conto da parte di un'egregora. Però parto prima da cosa sono le egregore. L'ha spiegato in realtà Roberta, ma io adesso riassumo. Le egregore è una somma di pensieri, no? Di agglomerati di pensieri. Chiaramente le egregore più forti sono quelle delle religioni, della spiritualità, ma anche quelle della società. E si possono definire come entità. Gli angeli e i demoni sono delle entità, ma anche le egregore sono delle entità. La differenza è che le egregore non sono intelligenti, non si adattano, agiscono in modo automatico, diciamo così, mentre invece gli angeli e i demoni sono entità intelligenti, cioè si adattano alla circostanza e al singolo essere umano. Però bisogna partire dal presupposto che tutti noi siamo, volenti o nolenti, soggetti a una o più egregore. Roberta ha fatto l'esempio dell'egregora della famiglia, e quella ce l'abbiamo tutti, poi ne usciamo magari e ce ne distacchiamo. Però la stessa antroposofia è un'egregora, perché è la somma dei pensieri e di tutti gli antroposofi certo, che ha creato Steiner, che poi in realtà non l'ha creata Steiner l'egregora. Steiner era un maestro, e come molti maestri, quindi come Cristo, come Buddha, non voleva creare una religione
o un gruppo chiuso che escludesse il dialogo con gli altri, certo. Però di fatto è stato creato, perché l'uomo è fatto così. Buddha non voleva creare una religione, alla sua morte si fa il primo concilio e si mette per iscritto tutto quello che aveva detto Buddha, e si crea l'egregora del buddismo, con poi le sottoegregore, il buddismo Mahayana, il buddismo Hinayana, il buddismo Vajrayana, eccetera. La stessa cosa succede per Cristo, la stessa cosa succede per Maometto, che non voleva creare una religione, ma alla sua morte si radunano i seguaci di Maometto, mettono per iscritto il Corano, che lui aveva dettato solo per i suoi seguaci, e parte l'egregora dell'Islam. Quindi la stessa cosa succede per l'antroposofia, per qualunque cosa. Io appartengo a... per anni ho seguito il buddismo e mi sono affiliato alla Soka, e quella non è egregora. Qual è il conto che presenta l'egregora? Ogni egregora non presenta un vero e proprio conto. Diciamo che lo presenta nel senso che blocca l'evoluzione. Appartenere a un'egregora, quale che essa sia, non ci fa evolvere. O perlomeno non è che non ci fa evolvere. Ci fa evolvere, ma nella misura in cui l'egregora stabilisce un limite. Quindi io sposo il buddismo, è meraviglioso il buddismo, ma se non esco dall'egregora del buddismo, io non evolverò più di quello che l'egregora del buddismo consente. La stessa cosa vale per l'antroposofia. Se io sposo l'antroposofia in toto e credo che sia la verità, rifiutando il confronto con altri, con altre religioni, con altri, pensando che loro non abbiano la verità, ce l'ho io, lì l'evoluzione è finita. Cioè c'è la famosa barzelletta degli antroposofi in paradiso, no? Che pensano di essere loro là. Sì, scusa. C'è questo. Esatto, sì, infatti. Ma questo è tipico, è solo che il problema è questo, che noi come esseri umani limitati, prima di uscire da tutte le egregore, ma voglia quanta strada dobbiamo fare. Quindi le egregore in realtà sono anche necessarie. L'importante è che noi ci rendiamo conto che siamo soggetti ad un'egregora e perché siamo limitati. Se noi pensiamo di essere illuminati, pensando alla maniera buddista, alla maniera antroposofica, alla maniera induista, eccetera, vabbè, lì il nostro percorso evolutivo si ferma. Il vero conto, le egregore lo presentano quando qualcuno va contro l'egregora, ad esempio, quando prova ad uscire dall'egregora, perché si scatenano una serie di casini. Alcune egregore poi sono più feroci di altre. L'egregora del satanismo, di alcune organizzazioni sataniche, è feroce. Quindi se tu provi a scagliarti contro, muori, semplicemente. Ma attenzione, muori anche quando ti scagli contro un'egregora buddista o induista, perché l'egregora, essendo non pensante, reagisce in automatico. Faccio degli esempi pratici, perché io proprio se poi non aggancio la teoria alla pratica, non solo io non riesco a capire le cose, ma presumo che anche certo. Diciamo, gli ascoltatori abbiano la stessa difficoltà mia. Ad esempio, tanti anni fa mi colpì che la Soka Gakkai giapponese fu attaccata da alcuni personaggi che odiavano la Soka Gakkai. E la cosa che mi colpì è che alcuni di questi che attaccavano la Soka Gakkai morirono in un incidente stradale, due persone in particolare, in un incidente stradale, ma chi guidava era un dirigente della Soka Gakkai. Però... Io per lì ci rimasi un po' basito, cioè dissi, ma com'è possibile sta cosa? Soprattutto, ma che questi vanno ad ammazzare quello che gli sta conto e poi mandano proprio un dirigente, cioè mi pareva illogico dal punto di vista pratico, no? Invece non è assolutamente illogico dal punto di vista egregorico. Scusa Paolo, la Soka Gakkai è un gruppo specifico di buddisti, come buddista. Si può definire? Sì, è il buddismo di Nichiren, che è un'egregora, una sottoegregora del buddismo. Il buddismo di Nichiren poi c'ha varie sottoegregore, che una è la Soka Gakkai, poi c'è la Nichiren Shoshu, la Nichiren Shu e altre organizzazioni sempre riferentesi al buddismo di grazie, Nichiren. Grazie. Quindi l'egregora del buddismo di Nichiren ha reagito ammazzando questi che gli andavano contro. Ma questo succede per qualunque egregora. Più è potente, più è forte, più c'è un gran numero di persone che la segue, e più l'egregora è potente, e più poi la somma dei pensieri delle persone che stanno dentro sono negativi e o cattivi, e più l'egregora reagisce con violenza. Quindi se tu, ad esempio, provi ad attaccare un'organizzazione satanica come il Tempio di Set, che è un'organizzazione mondiale, lì vai alla morte sicuro, ma non ti ammazzeranno gli adepti del Tempio di Set.
sarai ucciso dall'egregora stessa con una serie di modalità particolari. Vabbè, che adesso quindi l'egregora in questo senso ha una volontà e anche una capacità di scopo e di azione per realizzare quello scopo, insomma, cioè crea un sistema psicologico. Assolutamente sì, perché come ha detto Roberta, l'egregora deve mangiare, nutrirsi, poi riposarsi. È una vera e propria entità, di fatto si comporta come una vera e propria entità, solo che, lo ripeto, non intelligente, agisce in automatico. In questo senso, quindi, noi esseri umani limitati non possiamo fare a meno di entrare in un'egregora, purché ce ne rendiamo conto, e ovviamente ci sono egregore che permettono un maggiore sviluppo rispetto all'essere umano normale, cioè l'egregora di una squadra di calcio è sicuramente meno evolutiva dell'egregora dell'antroposofia o del buddismo, no? Ok, questo è il conto che presentano, diciamo così, le egregore. Gli angeli e i demoni, da questo punto di vista, mi ricollego alla cosa di Roberto, che ha detto: io non ci vedo necessariamente un bene o un male, e ha ragione, perché le egregore sono necessarie, e non è un bene o un male che ci siano, ci devono essere. Di per sé un male all'evoluzione, perché il vero illuminato non è soggetto a nessuna egregora. Buddha, Cristo, San Francesco non erano certo soggetti a un'egregora, anche se loro fingevano di sottomettersi a un'egregora. San Francesco finge di entrare nella Chiesa Cattolica perché doveva salvare tutti i suoi, che altrimenti sarebbero stati massacrati e uccisi, quindi chiede il riconoscimento della Chiesa, ma lui era fuori dall'egregora della Chiesa Cattolica. La stessa cosa vale per gli angeli e i demoni, quindi adesso introduciamo l'argomento. Che cosa sono gli angeli e i demoni? Allora, intanto dobbiamo precisare che, secondo la semplificazione cattolica, gli angeli sono buoni e i demoni sono cattivi, diciamo così. Però questa è una semplificazione di matrice cattolica, e io parto dal presupposto che, se esiste una verità, questa deve essere unica. Cioè, se un fenomeno è reale, deve essere osservato dal punto di vista cattolico, ma anche dal punto di vista ebraico, dal punto di vista sciamanico, dal punto di vista buddista, eccetera. Altrimenti c'è qualcosa che non va. Faccio un esempio con l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele è una figura angelica, addirittura è un arcangelo. Però non è possibile che esista solo nell'ambito cattolico e non nella tradizione buddista e non nella tradizione induista, eccetera. E infatti esiste in altre tradizioni, non a caso esiste nella tradizione ebraica, esiste nella tradizione islamica, nella tradizione tibetana si chiama re del mondo, ma è la stessa figura di fatto, e in altre tradizioni si chiama in modo ancora diverso. Quindi è un'entità che esiste, ma è un angelo, ma è buono? No. Non è buono nel senso che in cui lo intendiamo noi, è un'entità che fa giustizia, porta la giustizia. E che cosa fa questo Arcangelo Michele? Pensiamo a Giovanna d'Arco. Quando guida Giovanna d'Arco a vincere nella guerra dei cent'anni, una ragazzina minorenne a guidare le truppe francesi a sconfiggere le truppe inglesi, che erano soverchianti di numero. Che voglio dire con questo? Che solo un arcangelo può fare una cosa del genere, perché è un'opera che dal punto di vista umano è impossibile. Una minorenne, all'epoca poi eravamo nel 500, che si fa affidare il comando delle truppe francesi contro le truppe inglesi. No, non è una cosa da essere umano, è una cosa da angelo, appunto, anzi forse da arcangelo, infatti, non a caso era l'Arcangelo Michele. Però questo intervento dell'Arcangelo Michele provoca un bagno di sangue. Sì. Cioè, nella battaglia muoiono non solo degli inglesi ma anche dei francesi, in modo atroce. Quando l'Arcangelo Michele interviene nella battaglia di Ponte Milvio e guida le truppe di Costantino contro le truppe di Massenzio, c'è un bagno di sangue. Quindi sarebbe un po' da rivedere questo concetto che l'angelo fa solo del bene ed è solo amore. In realtà molti angeli sono angeli di giustizia. Ma anche per alcuni demoni vale la stessa cosa, non è che tutti i demoni sono cattivi. Infatti non a caso poi in altre tradizioni, per esempio della tradizione ebraica, angeli e demoni della tradizione cattolica hanno una collocazione leggermente diversa.
cioè alcune entità che vengono chiamate in un modo e sono classificate demoni, sono classificati angeli dalla tradizione cattolica e viceversa, e già questo ci dovrebbe dire che queste classificazioni, bene, male, angeli buoni, demoni cattivi, c'è qualcosa che non va. E dovrebbe essere in parte rivista. Infatti, personalmente, io cerco di capire, nella mia ricerca, non tanto se un'entità è un angelo o un demone, o il nome di questo angelo e di questo demone, quanto dell'effetto che provoca. Perché bisogna misurarli in base all'effetto evolutivo o no che provoca sulla persona e agli effetti benefici o no che porta al mondo, o comunque al mondo circostante. Dobbiamo tener conto che sia gli angeli che i demoni comunque bloccano l'evoluzione. Cioè, la persona che fa un patto con un demone certamente ha bloccato la sua evoluzione, si è legata al demone, da quel momento in poi è il demone che gli dà una serie di poteri, una serie di capacità, che gli fa acquisire tante cose, ma la stessa cosa vale per l'angelo. Ci sono entità altamente benefiche, che sono veri e propri angeli, ma che comunque bloccano l'evoluzione dell'individuo perché lo legano all'angelo e quindi non più a un percorso interiore, certamente faranno cose bellissime, però dal punto di vista evolutivo la persona è come se si fermasse. E io, per esempio, tra le mie amicizie sono le persone secondo me più affascinanti e più interessanti in cui ho modo di interagire, di parlare, e sono i rapporti più affascinanti, spesso infatti non capiti dalle persone attorno a me, perché mi dicono: ma perché frequenti questa persona che è un demone o che ha fatto un patto con un demone? Perché i demoni sono sicuramente molto più intelligenti delle persone normali, ma anche gli angeli. E infatti frequento delle persone meravigliose, stupende, che hanno dialoghi con gli angeli e contatti con gli angeli. Sì, entrambe. Quindi scusa Paolo Franceschetti, quindi anche questo questi concetti importanti che ci dici, come dicevi poc'anzi, tu li hai sperimentati nella vita proprio pratica, insomma, no? Con queste persone. Sì, io parlo solo di cose che ho sperimentato in pratica, perché io poi, guarda, c'ho proprio una forma mentis, per cui io di teorico non ricordo nulla. Cioè, se a me mi dicono tutte le spiegazioni di una cosa teorica, vabbè, mi rimane, mi entra da una e mi esce dall'altra. È solo quando li vedo in azione certi fenomeni che riesco a capirli. Quindi, per esempio, i demoni, io li ho capiti non solo facendo gli esorcismi, non io, portando delle persone indemoniate a esorcisti. E quindi vedendo come si comportavano questi demoni all'interno di queste persone, nella classica versione tipo il film quello famoso L'esorcista, no? Cioè con queste persone che parlavano con queste voci terribili, così, portate da un esorcista di Gubbio, padre Rolando, e vedendo come si comportavano. Ma poi sono stato legale per anni dei ragazzi, delle cosiddette bestie di Satana, quindi lì ho potuto vedere veramente il demonio in azione. Come agiva, il demonio che non era in quei ragazzi che sono stati incastrati, quelli erano innocenti, come agisce veramente il demonio, facendo credere una falsa verità e dicendo, incastrando dei ragazzi innocenti, e chi erano i veri demoni, quali erano le persone che agivano per conto di questi demoni, erano gli avvocati o i magistrati che facevano il processo, proprio per semplificare. Guarda, c'è un film sulle bestie di Satana che si chiama In nomine Satan, regia di Emanuele Sherman, che infatti dice queste cose qua. Alla fine si scopre che è il procuratore il vero indemoniato, e il demonio compare al procuratore e gli dice: tu mi hai cercato fuori di qui, ma io sono sempre stato con te, ti ho sempre accompagnato. Perché mi ha cercato fuori? È la verità. Potrei raccontare molti episodi su questo film e proprio su come è intervenuto. Vabbè, comunque. Dove, per vedere questo film, dove lo troviamo? Questo film credo che si trovi in DVD se uno lo vuole acquistare su Amazon. È uscito nelle sale anni fa e adesso è reperibile. Ok, in DVD. Credo in DVD. Sì. Emanuele Cerman, In nomine Satan, pare. Sì, e quindi i veri illuminati infatti non hanno contatti con gli angeli e neanche con i demoni, tantomeno con i demoni chiaramente,
San Francesco diceva: io faccio la volontà di Dio. Cristo diceva: faccio la volontà del Padre. Non c'erano angeli a consigliarlo. Scusa Paolo, Buddha, posso chiederti, sì, cioè, perché prima dicevi che anche un angelo può bloccare l'evoluzione di una... Però sei stato un po' interrotto, e potresti spiegare meglio in che modo un angelo può, cioè un'entità buona, tra virgolette, può bloccare l'evoluzione di un individuo? Perché dipendi da lui, ti metti in dipendenza da lui. Guarda, perché sì, esatto, perché ti metti in dipendenza da lui. Faccio un esempio proprio pratico con persone che conosco, ma e me stesso, appartengo a questa categoria. Io non parlo né con gli angeli né con i demoni, però chiedo alla mia amica in contatto con gli angeli che risposta mi danno, e lei mi dà la risposta. Risposte sempre meravigliose, cioè effettivamente che dimostrano proprio che vengono da un grado di coscienza che non è umano, però allo stesso tempo è l'angelo che ti ha dato la risposta, non è lei la mia amica, né sono io che ho trovato la risposta dentro di me. Quindi in realtà non mi permette a me, Paolo Franceschetti, di accedere a quel livello di coscienza per trovare la stessa risposta dentro di me. E anche la mia amica uguale, la mia amica non mi sa dare la risposta finché non si mette in contatto e gli arriva la risposta. Quindi in questo senso bloccano l'evoluzione, esattamente come i demoni. Diciamo che può essere utile in una fase, come dire, di passaggio, insomma, no? Perché dobbiamo fare un percorso, e quindi avere anche degli aiutatori può essere utile. Infatti un ascoltatore, una domanda telegrafica, Paolo, che ringraziamo, dice: ma il discorso vale anche per l'angelo custode? Diciamo di sì. Allora, dipende. Nel senso, l'angelo custode ci accompagna e spesso ci salva anche in extremis da pericoli, perché noi abbiamo un destino già tracciato. Quindi ipotizziamo che io stia per cadere in un burrone, ma non è destino che muoia, quindi capita spesso che persone vengono salvate da degli angeli. Ma in questo senso, quando intervengono senza intromissione nella vita della persona, cioè li salvano in extremis da qualcosa, lì non c'è una... diciamo un intervento sull'evoluzione, un blocco, anzi addirittura ci può essere un'evoluzione. Perché? Perché la persona, quando vede l'intervento di un angelo, un po' come quando vede un miracolo, può essere spinto a cercare di più il divino. E siccome il divino va cercato dentro di noi, poi, oltre che fuori, in una congiunzione, quando, per alla fine capire, come diceva Dante nella Divina Commedia, che Dio è dentro di noi, vide Dio ed era appinto della nostra effigie, no? Dice Dante. Era immagine e somiglianza dell'uomo, come dice poi il Vangelo di Giovanni. Quindi quando noi troviamo Dio, lo vediamo ovunque, ma soprattutto all'interno di noi, abbiamo raggiunto il culmine dell'evoluzione. Però dobbiamo fare un percorso a gradi, e talvolta l'angelo che interviene in nostro aiuto, oppure il miracolo, ci fa dire: ok, allora c'è qualcosa più della materia, e quindi ci può aiutare sostanzialmente nell'evoluzione. Quindi dipende. L'angelo invece che ti sta accanto e ti comunica continuamente delle cose, quello blocca l'evoluzione. Guarda, faccio un esempio noto al mondo. Anthony Williams è un veggente straordinario che ha innovato la medicina, in particolare la medicina naturale, l'alimentazione, in modo straordinario. Ha scritto un libro che si chiama Medical Medium. Allora, questo uomo, fin da quando era bambino, aveva un angelo accanto che gli diceva tutte le malattie e il decorso delle malattie delle persone che aveva davanti. Quindi lui allora uno dice: ma è una cosa meravigliosa. È detta da fuori, sì, perché questo è veramente una sorta di angelo in terra, che tu vai da lui e gli dici: c'ho questo problema, ma lui non c'è bisogno che glielo dici, te lo dice lui e ti dice anche come risolverlo. Ha scritto dei libri di alimentazione che sono molto avanzati rispetto a qualsiasi altro libro di alimentazione che uno può leggere o studiare, appunto questo Medical Medium, più altri libri che ha scritto. Famoso coso del sud del sedano anche, no? Esatto, bravo, quello del succo di sedano, sì. Bene, voi pensate intanto che tortura per la vita di questa persona avere questo potere, perché che significa? Significa che tu c'hai 18 anni, vai a cena con una ragazza perché ti piace e... oltre alla conversazione normale, intanto dice: ah, questa c'ha un problema al fegato che fra 3 mesi si manifesta così, così, cos'ha,
cioè, capite che non si campa. Lui infatti voleva suicidarsi in certi momenti della sua vita, pensava al suicidio. E questi angeli gli hanno detto: no, tu ce la puoi fare a compiere la tua missione. Noi abbiamo scelto te perché tu puoi farcela. Bene, ce l'ha fatta. Sì, però certo non è evoluto assolutamente come essere umano a livello interiore. Se uno lo conosce nella vita privata, cioè è uno squilibrato fondamentalmente, però ciccio. Ho conosciuto persone che l'hanno conosciuto e mi hanno detto, cioè nella vita privata è uno squilibrato totale. Però è una sorta di angelo in terra per chi lo avvicina e anche per chi legge i suoi libri. Basta leggere i suoi libri perché la vita possa cambiare, insomma. Allora, in questo senso, un angelo può bloccare l'evoluzione, esattamente come il demone. Tra l'altro, io conosco persone che hanno fatto patti con demoni che di lavoro curano le persone. Questo loro enorme potere di cura viene proprio da questo demone, che gli dice sempre cosa fare, dove fare e in che momento farlo. E qual è la, diciamo, il blocco è chiaramente che uno non fa un lavoro interiore. Queste persone che conosco sono, guardate, assolutamente affascinanti, perché sono più intelligenti della media, hanno dei poteri superiori alla media, quando ci parli, loro, basta che accedono un attimo, chiedono al demone o all'angelo, se è una persona con un angelo, la risposta, e la risposta arriva. Capite che è una cosa meravigliosa. Però, ecco, c'è il blocco evolutivo dell'individuo. Ma forse, Paolo, questo blocco forse è anche, come dire, propedeutico per poi una successiva evoluzione? Cioè, vuol dire, sono delle tappe, può essere? Assolutamente sì. Sono tappe e fa parte del percorso evolutivo, come fa parte del percorso evolutivo che ogni tanto noi, o in questa vita o in altre, magari veniamo posseduti da un demone. E che dobbiamo fare? È certo che il demone ci blocca, ma quando ce ne liberiamo, ovviamente abbiamo fatto un salto evolutivo. Allora, abbiamo 40 secondi, Paolo, dopo c'è un'interruzione e dopo magari magari concludi adesso e dopo riprendiamo. Quindi il demone o il male, come dice Fausto Carotenuto sempre, per esempio nei suoi interventi, serve per la nostra evoluzione, cioè il male sta qui sulla terra per farci evolvere e il demone viene per farci evolvere, esattamente come l'angelo, poi in realtà. Poi ci sono vari livelli di demoni, poi è una domanda appunto che volevo farti, perché c'è quelli più luciferici, quelli più satanici, quelli più asurici, quindi anche lì forse puoi dirci qualcosa. 4 secondi, certo. Allora gentilmente sta in linea, poi noi E torniamo in diretta, abbiamo in collegamento Paolo Franceschetti con il tema entità che governano la vita dell'uomo, demoni e angeli, un tema molto avvincente e un ricercatore veramente che ha una grossissima esperienza in queste realtà, diciamo, sovrasensibili che toccano la quotidianità. Paolo Franceschetti, tu ci senti? Sì, mi sento. Benissimo, ecco, grazie ancora. Non so se tu preferisci andare avanti con il tuo escurso, poi ti facciamo delle domande noi o come ti trovi meglio, dici tu. Guarda, adesso vi specifico alcune cose importanti e poi dopo fate le domande che volete. Sì, prego. Allora, dicevamo, no, di questa dualità tra bene e male, che in realtà è un po' da rivedere perché appunto il male comunque viene per farci evolvere. E per farci comunque tendere al bene, e il male è assolutamente necessario all'esistenza, perché noi viviamo in un mondo duale in cui noi percepiamo tutte le cose come l'una l'opposto dell'altra. Noi percepiamo solo per opposti, quindi il buono lo percepiamo perché esiste il cattivo e sappiamo e dobbiamo fare esperienza però di ciò che è cattivo, altrimenti non possiamo percepire il buono, il bello perché c'è il brutto, il freddo perché c'è il caldo e così via. Ma dall'ottica dell'uno, di Dio, della coscienza universale, chiamatelo come vi pare, è stato tutto creato per ricongiungerci all'uno. Allora, nella Kabbalah c'è una rappresentazione figurata e simbolica che secondo me è molto utile per capire, diciamo, come funzionano le cose. C'è l'albero della vita, e questo lo conoscono più o meno tutti, con le 10 sefirot, che sono i 10 cammini, i 10 sentieri, le 10 tappe dell'evoluzione.
Quindi da Malkuth, che è a livello terreno, nell'esistenza terrena, si sale via via per arrivare a Keter. E poi Keter è l'uno, ma dietro all'uno c'è la sorgente da cui emana tutto. C'è però anche, questo è meno conosciuto, ma è altrettanto importante, l'albero della morte, che anche questo è composto da 10, non si chiamano Sephiroth, si chiamano Qilifoth, perché ogni Sephiroth poi è associata a un angelo o un arcangelo, e invece ogni Qilifoth è associata a uno o più demoni. Quindi al primo livello abbiamo Satana, il cui poi vero nome, cioè vero nome, l'altro nome è Samael. Satana e Moloch sono i due che reggono il primo dei due regni, ma la sorgente di sia dell'albero della morte che dell'albero della vita è la stessa. Quindi la sorgente da cui vengono, diciamo, tutte le manifestazioni è sempre Dio. Tanto è vero che nella Bibbia noi parliamo molto della figura di Satana e Lucifero, ma Satana e Lucifero sono una creazione cattolica, perché sono assolutamente nominati pochissimo, ma quasi per niente nella Bibbia si parla di Satana e di Lucifero, ma addirittura se noi andiamo a vedere proprio le basi testuali, Lucifero è accostato alla figura di Cristo come portatore di luce, cioè nell'Apocalisse per esempio Cristo si definisce stella radiosa del mattino, questo è il capitolo 22:16, e promette la stella del mattino come ricompensa per chi persevera nelle sue buone opere. Allora la stella del mattino è riconducibile a Venere e a Lucifero, ma infatti Steiner fa una cosa molto meglio, diciamo, dal punto di vista della comprensione, lascia perdere queste classificazioni che sono di matrice cattolica e inventate totalmente, e lui invece mutua i suoi concetti dal mazdeismo e quindi distingue Satana da Lucifero da Arimane. Sì, ecco, e già sì, lì la distinzione è un po' più facilmente comprensibile, perché Lucifero è quello che vuole dare, che dà all'uomo ciò che lui desidera. Qual è il problema di Lucifero? E soprattutto cosa dà? La conoscenza. Lucifero si chiama portatore di luce, porta la luce e quindi la conoscenza. Ma qual è il problema della conoscenza? Che la conoscenza senza amore, e apro una parentesi, ecco perché tutte le religioni insistono che il messaggio principale è l'amore, bisogna sviluppare l'amore al di là di tutte le classificazioni, questo e quest'altro. Perché senza amore la conoscenza fa danni. Cioè senza amore la conoscenza può portare a dire: ma sai che c'è, la morte non esiste, è solo un'illusione, tanto l'anima si rincarna, poi ammazzo chi mi pare, per esempio. Quindi in questo senso Lucifero non è negativo, dipende da noi cosa facciamo di questa luce che ci porta Lucifero, è l'uso che ne facciamo. Quanto ad Arimane invece, è già un po' più cattivo, diciamo così, perché che cosa vuole fare? Vuole legare indissolubilmente l'uomo alla materia per distoglierlo dalla via spirituale. Tuttavia, e qui vengo alla parte pratica, queste due cose sono collegate. Cioè, non è che Arimane è un'entità a sé stante che arriva, sì, a volte può essere percepita come un'entità a sé stante, ma se arriva per gradi, come si arriva per gradi a Dio, si può arrivare per gradi ad Arimane. Mm-hmm. Allora faccio un esempio. Arriva Lucifero, ti dice: che cosa desideri esattamente? È quello che nel telefilm Lucifer su Netflix, è chiarissima questa cosa. Lucifer cosa fa? Va dalle persone, gli chiede: cosa desideri? E la persona ottiene quello che desidera. Cosa ottieni? Potere, soldi, e lui te lo dà, donne, te li dà. Poi però, che succede? Che nell'uomo c'è un istinto naturale, quando ottieni tanto vuoi di più, vuoi sempre di più. Ecco che da lì ad arrivare a Satana, cioè alla distruzione totale, il passo è breve. Perché che cosa succede? Vediamo proprio nella pratica. Entri in una massoneria deviata. Ti dicono: guarda, vieni da noi che troverai conoscenza, e quello è vero, spesso, poi non tutte le logge in realtà lavorano sulla conoscenza, ma poche in realtà, comunque alcune sì, lavorano davvero sulla conoscenza, quindi ottieni conoscenza, avrai una serie di contatti che ti aiuteranno nelle relazioni, bene. Poi salirai sempre di più, vorrai sempre di più, fino ad arrivare a volere il potere assoluto.
magari diventi presidente del consiglio, magari diventi Draghi, ma il prezzo che devi pagare è la perdita totale dell'anima, perché devi fare delle cose terribili e atroci per distruggere interi popoli. Quella è la via del potere. La via invece dell'angelo, diciamo, chiamiamola così, la via dell'albero della vita e non dell'albero della morte, porta alla dissoluzione con Dio, quindi porta comunque a fare sempre più del bene fino alla fusione con Dio. L'altra parte, l'altro albero, l'altro cammino, porta alla dissoluzione, alla fusione con Satana, con la distruzione totale. Ora, da un punto di vista dell'universo, di Dio, chiamiamolo come ci pare, e sono due funzioni che ha creato Dio, quindi comunque va bene qualsiasi scelta. Perché noi dovremmo scegliere il bene anziché il male? Mm-hmm. Cioè, dice, se allora è uguale, tanto andiamo sempre a Dio, alla fine la dissoluzione dell'anima tale quando percorri la strada dell'albero della morte è comunque una dissoluzione in Dio, la fonte è la stessa, e no, la differenza la fa la felicità individuale. Cioè, la persona che fa un cammino verso Dio è felice. La persona che fa un cammino sulla strada, diciamo così, dell'albero della morte non è felice generalmente. Può esserlo ai primi gradi, perché ti dà tante cose che normalmente fanno la felicità dell'uomo, ma se c'è un crescendo di vita in vita, quello porterà poi alla dissoluzione e soprattutto porterà all'infelicità. Ok, mi pare che più o meno, diciamo, sì, forse diciamo, l'inquadramento l'ho detto, sì, forse qualche domanda me la potete fare a questo punto. Ah no, beh, una cosa volevo dire, ecco, guarda, per capirci meglio. Ci sono due film, anzi un telefilm e un film, che possono, guardandoli, far capire meglio come funziona il sistema. Lucifer, che non a caso il padre, quando arriva a Dio, in questo telefilm, compare Dio e lo chiama Samael. E lui non vuole essere chiamato Samael. Perché? Perché lui in quel momento ha scoperto l'amore, l'amore terreno, e è l'amore, quello interno, che dà la felicità, e lui lo sta scoprendo, quindi non vuole essere chiamato Samael, che è l'appellativo di Satana. Ma tra Lucifer e Satana, il messaggio, diciamo, di questo telefilm è chiaro, non c'è una gran differenza. Mm-hmm. Non solo, ma non solo, e poi Dio, soprattutto, in questo telefilm, tratta tutti come suoi figli. Anche perché angeli e demoni, è un'altra precisazione, Lucifero è un angelo caduto, ma un angelo. Quindi non è un vero e proprio demonio, cioè il demonio come figura antagonista di Dio non esiste in realtà. Oh, c'è un altro film bellissimo, questo è un film, non un telefilm, che si chiama Gabriel, la furia degli angeli. Allora, praticamente c'è il mondo che è governato dai demoni, che ormai hanno vinto sugli angeli, che sono anche impauriti perché temono di essere uccisi e soprattutto temono la perdizione dell'anima. Arriva Gabriel come ultima speranza per l'umanità e va a combattere contro i demoni. Quindi c'è l'ultima battaglia finale, quella contro Satana. E quindi c'è Gabriele che lotta contro Satana. Sì, se le danno di santa ragione, a un certo punto stanno morendo tutte e due, e Satana fa una cosa che è inspiegabile per chi guarda il film. Alla fine dice: no, Gabriel, devi vincere tu, io faccio guarire tu, adesso lo tocca e lo fa guarire, e muore lui. Ah. Non solo, ma c'è una cosa che fa Gabriel, in questa lotta finale c'è una cosa che sorprende chi osserva, perché dice: ma che senso c'ha? Si scopre che Satana in realtà si chiama Michele, perché è l'arcangelo Michele. Oh là là. Eh già, il messaggio del film è chiaro, ma è anche chiaro che questo Satana alla fine vuole far vincere il bene, è al servizio del bene, tant'è vero che dopo essersi odiati, date di santa ragione, appunto, ripeto, stanno morendo, ma Satana guarisce Gabriel e dice: no, devi vivere tu, perché io ti ho amato, in realtà, siamo fratelli. Ecco.
Certo, ora bisogna anche considerare che tutte queste cose che noi diciamo sono i tentativi di esporre in parole qualcosa che noi non riusciamo ad afferrare con la mente. Sono quindi rappresentazioni, tra virgolette, grafiche potremmo dire, o in parole, di qualcosa che è ovviamente molto più complicato e non possiamo pretendere di spiegarlo a parole, né possiamo pretendere di avere la verità assoluta. Possiamo solo, diciamo così, tentare di capire, e la comprensione reale si ha solo ed esclusivamente con l'illuminazione. L'illuminato la verità la conosce, e allora però non la può spiegare, la spiega con parabole, come faceva Cristo, la spiega con metafore, con esempi, con degli insegnamenti, oppure semplificando le cose, ma ogni illuminato di fatto ha sempre tentato di adeguare i suoi insegnamenti al popolo, alla società che c'ha di fronte, e li ha cambiati. Ecco, nel Sutra del Loto, che è un testo straordinario del buddismo di Nichiren, c'è questo concetto. A un certo punto Buddha dice a tutti i presenti, dice: guardate che io non è vero che mi sono illuminato sotto l'albero della Bodhi e che ero un principe. Queste sono tutte storie che io ho raccontato, sono espedienti, li chiama, che faccio per farvi raggiungere l'illuminazione. In realtà io sono sempre lo stesso, in tutte le epoche e in tutti i posti, in tutte le società, compaio con nomi diversi, ma sono sempre io e sono il padre di questo mondo. È chiarissimo. In che libro hai detto questo? Questo è il Sutra del Loto, che è il libro base del buddismo di Nichiren. È infatti il testo di cui io mi innamorai quando ho abbracciato il buddismo di Nichiren, per la profondità assolutamente non compresa dai buddisti, perché la maggior parte questo passo, che poi recitano tutti i giorni tra l'altro, però non lo capiscono, perché non capiscono che Buddha sta dicendo che non esiste la differenza tra Buddha, Cristo, Maometto. Maometto magari è una cosa un po' diversa, perché Maometto era un profeta, non era un maestro, uno Yogananda, personaggi così, sono avatar del divino, e certo adeguano i loro insegnamenti all'epoca, alla persona che hanno davanti, eccetera. E spesso il maestro infatti addirittura dà insegnamenti apparentemente contraddittori a persone diverse nello stesso giorno. E quindi diciamo che quello che il messaggio che ci dai importante è il fatto che tu, come ci hai detto tu stesso, non frequenti i concetti teorici, ma diciamo così accompagni continuamente l'esperienza pratica di queste cose di ricerca che fai, no? Tu hai avuto modo di incontrare in questa lunghissima ricerca, questo lavoro veramente così impegnativo che porti avanti, dei chiaroveggenti così illuminati, non so se ci sono nei nostri tempi, sì, a parte lo Steiner, va bene, che dovrebbe ritornare dopo il 925 che è andato. Tu hai avuto modo di conoscere dei chiaroveggenti così? No, io più che avuto modo ne conosco tanti, però cioè, il chiaroveggente ha un limite che è dato, tutti i chiaroveggenti hanno i limiti dati dalla loro struttura fisica e mentale, e quindi se non sono illuminati realmente, quindi se non sono a livello di uno Steiner, di uno Yogananda, di un Buddha, eccetera, ovviamente la loro chiaroveggenza è limitata al loro piano, diciamo così, e spesso la loro chiaroveggenza è filtrata dai loro preconcetti, dai loro limiti mentali, talvolta dalle loro paure. Quindi ogni chiaroveggente va preso un pochino con le molle. Certamente io proprio per natura, da quando sono giovane, ho sempre preferito persone, uomini o donne, chiaroveggenti o sensitivi o maghi, streghe, insomma, perché hanno spesso un'apertura mentale superiore a qualunque adepto di un gruppo organizzato. Cioè, io ho frequentato la Soka Gakkai per anni, tantissimi anni, però c'erano dei limiti enormi. Io ascolto quello che dicono, imparo, ma vado oltre, chiaramente. Vado in gruppi di antroposofi, ascolto, imparo tantissimo, sono gruppi meravigliosi, di persone meravigliose, ma con dei limiti sempre dovuti al fatto che stanno sotto un'egregora.
Spesso invece il chiaroveggente ha dei limiti lo stesso, però talvolta riesce ad accedere a qualcosa di superiore. Ma guardate, non a caso nella scienza occulta, mi pare, o nella filosofia della libertà, vabbè, potrei sbagliarmi, lo stesso Steiner diceva che il presupposto di un cammino spirituale è sviluppare i propri poteri di chiaroveggenza. Ovviamente il primo presupposto non è il potere di chiaroveggenza, ma è il lavoro interiore, quella è la base. Però se uno fa solo un lavoro interiore senza arrivare a vedere i mondi superiori, cioè non li vede, non ci è in contatto, ovviamente il lavoro è limitato, e quindi io mi trovo, diciamo, le persone con cui mi trovo meglio a parlare, a dialogare, eccetera, sono persone che stanno in fratellanze astrali. E sono consapevoli di queste fratellanze in cui stanno, e poi riportano qui sulla Terra determinati messaggi, eccetera. Quelle sono le persone che hanno la maggiore apertura di mente, anche perché in astrale le differenze di religione, di razza, scompaiono. Quindi sono abituate a vedere altre cose, anche delle persone che sono incarnate. Quindi ho, per esempio, delle mie amiche che mi dicono: guarda, Tizio adesso non sta capendo, perché nel lavoro astrale che stiamo facendo lui non ha capito questa cosa, ma in futuro la capirà. Sì, perché bisogna avere i concetti per capire anche, no? Chiaro, gente, voglio dire, queste fratellanze astrali che dicevi, però per comprendere quello che poi vedono devono avere sviluppato dei concetti, no? Perché ci sono tanti veggenti che vedono le cose ma non sanno interpretarle anche, no? Sì, certamente, però è anche vero che quando lavora in astrale, o il veggente che per esempio è in contatto con angeli, spesso riceve dei messaggi di cui lui non capisce il contenuto, però il contenuto è corretto dal punto di vista concettuale. Quindi mi capita spesso, guardate, proprio oggi mi ha mandato una mia amica che non sa nulla di concetti spirituali, è solo in contatto con queste entità angeliche, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: Paolo, io non lo capisco, perché sono dei concetti che io non capisco, però il messaggio è per te. E io l'ho capito benissimo, perché parlava di concetti che per me sono usuali. Perché ti sei fatto un mazzo tanto a studiarli, voglio dire. Ho studiato, però guardate, tenete presente che io quando studio non memorizzo nulla, io proprio prima la devo vedere in pratica. Oppure una mia amica, una strega, che ha un'entità, che è una via di mezzo tra un demone e un angelo, insomma, diciamo, c'è un po' di conflitto tra le persone che conosco per classificarlo, ma secondo me conflitto spirituale è neutra. Comunque sì, perché noi abbiamo bisogno di queste classificazioni, no? Perché abbiamo questi limiti mentali e dobbiamo classificare. Sì. Bene, secondo me è neutro, questa entità dipende da come la prendi. Per me è stata un'esperienza meravigliosa, anni, ci ho avuto anche una relazione con questa persona, è stata una delle persone che mi ha insegnato di più, non lei, l'entità, e il rapporto con questa entità. Comunque un giorno questa entità gli ha detto delle cose, lei, perché io gli chiesi: puoi dire alla tua entità come si chiama e che è? E questa ha risposto: io cioè tu di a Paolo, che ovviamente c'ha i soliti limiti mentali, io non c'ho nome perché esisto da sempre, e le persone mi danno nomi differenti a seconda delle epoche o dei contesti. Però se proprio vogliamo dare una classificazione, io adesso francamente non mi ricordo più, comunque era una classificazione cabalistica, no? Quindi ha detto: io sono, non mi ricordo, diretta emanazione di Keter, una cosa del genere, insomma. Comunque ho riconosciuto immediatamente il concetto cabalistico e io ho detto: scusa, ma come mai parli a termini cabalistici? Mi ha detto: perché sennò non capisci un cazzo. Ha dovuto rapportarsi al tuo livello concettuale, diciamo. Sì, esatto. Ma questo gliel'ha detto questa entità, il cazzo, oppure l'ha detto lei? Insomma. No, la parola cazzo l'ho usata io e l'ha usata lei, però no, l'entità è un po' più morigerata nel linguaggio. Anche se originata nel linguaggio, ma questa è un'entità che quando ti dice delle cose di te non è affatto, cioè ti dà delle bordate micidiali, perché scava nel tuo inconscio e delle volte a me mi ha fatto lavorare dal punto di vista proprio personale in un modo pauroso, perché scavando nell'inconscio, guardando chi veramente sei dentro, tutte le paure che c'hai, te le tira fuori in un modo che ti rovescia come un calzino, insomma.
Esatto, sì, ti rovescia come un calzino. C'è Giovanni Forte che, ricordando un po' quello che diceva all'inizio dell'egregore, che anche nell'antroposofia si può formare un egregore, dice infatti Steiner ripeteva spesso nelle sue conferme o conferenze, non fermatevi a quello che vi sto dicendo oggi, anche qui è una bella cosa. E poi dice, nella serie TV menzionata Lucifer diverrà Dio, è uno slancio fantasioso degli autori o è possibile vedervi qualcos'altro? Giovanni Forte, grazie Giovanni Forte di questi bei interventi. No, è possibile vederci qualcos'altro, perché anche Lucifero diverrà Dio, ovviamente in un'ottica di milioni, miliardi di anni, adesso chiaramente non lo so, cioè tutto nell'universo torna alla fonte. Se c'è un creatore, che noi lo vogliamo creare Dio, che lo vogliamo chiamare coscienza universale, uno, Brahman come lo chiamano gli induisti, se c'è un creatore, questo deve aver creato tutto, quindi anche i demoni, e quindi tutto indissolubilmente, cioè inevitabilmente, tornerà alla fonte. Ma lo dice chiaramente anche Rudolf Steiner, che Lucifero è già parzialmente redento e si chiama lo Spirito Santo, quindi... Certo che Paolo Franceschetti, diciamo, ascoltandoti, è una bella, come dire, scuola, nel senso che questi concetti un po' fanno scricchiolare quelle che sono un po' la nostra formazione, no? E questo è anche sano, è anche rischioso, nel senso che magari uno ha paura di perdersi. Però, diciamo, questo scossone che dai, in effetti, così fa fare ricerca, no? Beh, allora, guardate, visto che qui siamo in un contesto prevalentemente di antroposofi, sì, io sicuramente do qualche scossone, ma pensate allo scossone che dà Steiner quando dice queste cose su Lucifero, no? Queste cose che ha detto Giovanni. E infatti, non a caso, io spesso leggo delle critiche a Steiner che dicono che è un satanista, ma non hanno capito che purtroppo non funziona così. Ovviamente chi fa queste critiche ragiona da un'ottica prettamente cattolica. Va detto che comunque gli antroposofi ragionano da un'ottica proprio antroposofica, quindi io spesso mi ritrovo in contesti in cui mi dico no, ma Steiner ha scritto questo, ha detto così, sì, ma io sto dicendo un'altra cosa, no? Gli pongo un problema e questi mi rispondono col brano di Steiner. Però già Steiner destrutturava molto diciamo i concetti tradizionali, no? Dovremmo, come ha detto giustamente Giovanni e come ha detto Corrado, forse andate oltre quello che Corrado, scusa, andiamo oltre anche le stesse parole di Steiner, perché quando, e torniamo all'egregore, quando noi pensiamo di essere arrivati, perché sappiamo a memoria tutti i libri di Steiner, oppure se sono buddista tutti i libri buddisti, eccetera, lì il nostro percorso evolutivo è fermo e sarà fermo anche per diverse vite probabilmente, o forse no, nella prossima vita magari invece uno partirà da quel livello per poi andare oltre, perché lo scopo di qualunque percorso spirituale è quello di arrivare a trovare il proprio contatto con Dio personale, ma a quel punto non hai più bisogno dell'egregora, del buddismo, dell'antroposofia, dell'induismo o di qualunque, e manco del satanismo, che anche quella chiaramente non è egregora, che a me non mi appartiene, diciamo, per tipo di mentalità. Però c'è una cosa da precisare, che hanno ragione i satanisti quando dicono che diciamo, la Chiesa Cattolica ha fatto una quantità di male nei secoli paurosa, e se quello non era Satana, certo. Mentre ci sono satanisti, e ne conosco più di uno, che sono non solo rispettosi del prossimo, rispettosi degli animali, ma hanno un'etica molto più forte di tanti cristiani, e sono molto meno pericolosi di alcuni cristiani. Come si diceva tempo fa, i comunisti, no? Che erano così banditi, mangia bambini, poi avevano una morale, alcuni veramente, veramente spirituale, notevole. E sì, era Giovanni Forte che diceva che Steiner diceva di andare oltre quello che diceva lui. E allora, qui è una domanda di Luisa, dice, l'ospite ha avuto modo di chiedere alle entità se riusciremo a sfuggire alle forze di ostacolo di questo tempo, ma come hai spiegato tu, le forze di ostacolo possono essere positive e negative, no? Però stiamo un po' su questa domanda, cosa ti sentiresti di rispondere così a Luisa? Allora, che questo periodo che l'umanità sta vivendo, che sembra terribile, ma in realtà appunto serve per la nostra evoluzione, perché alcune persone inevitabilmente sono carne da macello, quindi finiranno
diciamo, molto male, anche se molti poi finiranno con la morte, quindi rinascono, e non è la morte il problema di per sé. Però serve per la nostra evoluzione, e questo periodo non finirà mai, cioè non è che non finirà mai, ci saranno sicuramente periodi migliori nell'umanità, non so quando, ma questo periodo che a noi sembra terribile va contestualizzato. Allora, in primis, noi adesso ci sembra terribile questo periodo perché per anni, scusate se adesso sono un po' volgare, ma devo dire che mi irritano un po' queste domande, ma anche se le capisco, in Africa e in Asia la gente moriva come le cavallette, in condizioni terribili, e a noi non ce ne fregava niente. Ci sembra terribile questo periodo semplicemente perché ha toccato noi occidentali, che pensavamo di stare bene. Certo. Pensavamo a, ma perché pensavamo di stare bene? Perché avevamo un benessere, che è quello di Arimane, per direbbe Steiner, che ci lega al progresso materiale, e perché c'avevamo la nostra casa al caldo, il nostro lavoro, il nostro stipendio. Poi adesso che viene ribaltato tutto ci sembra terribile. Ma guardate che stiamo parlando di una cosa terribile che sta capitando all'Europa e all'America, perché stiamo parlando di circa 1 miliardo di persone che stavano bene, un po' meglio, di 1,5 miliardi di persone in Cina, 1,5 miliardi in Asia e 1,5 miliardi in Africa, che stanno tuttora di merda. Solo che non toccava a noi, e quindi a noi ci sembra un periodo terribile. No, non c'è nulla di terribile. È chiaramente un attacco alla civiltà occidentale, perché quella occidentale, proprio perché stava meglio, aveva maggiori possibilità di evolversi, perché come diceva giustamente Osho, se tu devi pensare a mangiare e alla sopravvivenza, difficilmente pensi al percorso spirituale. Quando stai un po' meglio, pensi al percorso spirituale. E questa gente, queste forze dell'ostacolo, non vogliono che noi stiamo meglio, chiaramente, perché altrimenti evolveremo. Mm-hmm. E quindi ci creano una serie di difficoltà materiali. Ma l'umanità è sempre stata così. Cioè, non è che nel 1200 stavano meravigliosamente, c'era la pace, c'era l'armonia, c'era un casino. In una città, pensiamo alla Firenze di Dante, Guelfi e Ghibellini si massacravano dalla mattina alla sera, bastava che cambiasse il governo della città, poi lì, tra l'altro, i governi venivano eletti ogni 3 mesi, quindi dopo 3 mesi cambiava il governo e tu potevi essere ammazzato da un momento all'altro. Poi dopo 3 mesi ancora, se te l'eri scampata, passavi tu al governo. Insomma, era un casino. Guelfi, Ghibellini se davano di santa ragione, quindi tu non stavi tranquillo neanche dentro casa tua, perché il tuo stesso familiare poteva diventare a un certo punto guelfo quando tu eri Ghibellini e ti ammazzava. E quella che era una società di pace, ma per carità. Quanto alla Cina, abbiamo 1,5 miliardi di persone che per 2000 anni, partendo dalla storia degli ultimi 2000 anni, non hanno mai conosciuto mai un giorno di democrazia. E sono sempre stati feroci e assolutisti, gli imperi asiatici, con delle punte sotto il maoismo che erano terrificanti, e tuttora stanno meglio. Ma come stanno meglio? Stanno meglio dal punto di vista arimanico, direbbe Steiner, cioè stanno meglio perché sono una gran parte, non tutti, stiamo parlando di circa 700-800 milioni di cinesi, hanno raggiunto una sorta di benessere economico. Poi ci sono circa 500 milioni di cinesi, quindi stiamo parlando di una popolazione superiore a quella degli Stati Uniti, che è in condizioni terribili, sia dal punto di vista materiale sia spirituale. E allora a noi sembra terribile questo momento storico perché colpisce noi, perché è una visione molto egocentrica. E comunque, non solo, poi dal punto di vista spirituale come visione è sbagliata, perché ci colpisce, sì, ma ci colpisce per farci evolvere, se no non ci saremmo dati una svegliata. E guardate, io penso che anche voi della radio, quante persone avete visto che hanno capito che c'è qualcosa che non va nel mondo, che c'è qualcuno che forse domina le nostre vite e non siamo così liberi, che ha cominciato ad aprire gli occhi, che ha cominciato a svegliarsi. Mm-hmm. Questo è il cosiddetto risveglio, che purtroppo non può essere per le masse. Le masse sono destinate ad essere masse. E poi una parte di persone, se fa un lavoro interiore, evolverà e potrà, grazie a questa situazione, migliorare il proprio stato evolutivo. Certo, magari non la vita materiale, ma non è quello l'obiettivo. Certo, purtroppo Luisa è stata un po' scossa, dice: in questi momenti la cara radio, la radio preferita, mi lascia essere fatta, spengo, cambio canale. Mi dispiace Luisa, ma è importante, come dire, avere anche il coraggio di mettere in discussione certe cose, perché questo non ci fa che
che bene secondo me, no? Poi dopo ognuno porta avanti quelle che sono le sue convinzioni. Sì, bisogna coltivare la flessibilità mentale, ecco. Ecco. Mentre Giovanni sì, ma guarda, forse, sì. Allora, precisiamo una cosa, io penso che Luisa sia rimasta scossa perché spesso quello che dico, che non è che lo dico io, insomma, lo dicono in molti, può essere frainteso. Cioè può essere frainteso quasi con dire guardate che va tutto bene. Invece no, lo so che non va tutto bene. E lo vedo che non va tutto bene su alcuni miei amici, quello che hanno vissuto con il lockdown e poi con i vaccini, eccetera. Lo so che non va tutto bene. È una tragedia quello che sta avvenendo. Stiamo per assistere a una crisi economica di proporzioni colossali, di cui fino adesso abbiamo solo visto l'antipasto, poi arriveranno il primo, il secondo, il contorno, eccetera. Tutto questo è terribile, però cioè, purtroppo dal punto di vista spirituale questo male, questi demoni, perché tali sono, arrivano perché noi cogliamo un'opportunità di evolvere. Dal punto di vista pratico cosa succederà? Beh, sta già succedendo. Per esempio i medici radiati, terribile quello che hanno passato, ma molti si stanno già riunendo in associazioni, per cui chi capisce come funziona il sistema sa che potrà andare in associazioni di medici più illuminati di altre e potrà essere curato meglio. Sarà più facile individuare in futuro i medici che veramente potranno dare una mano al paziente. Quelli radiati sono i migliori in pratica. Certo, per forza. E poi pensiamo al nostro vivere. Siccome molti sono in difficoltà economica, sarà necessario creare piccole comunità, non necessariamente comunità spirituali tipo Damanur o tipo la comunità degli Elfi o tipo le comunità Ananda di Assisi o la Fratellanza Universale di Ivanov, non necessariamente queste comunità, anche, però anche semplicemente andare a vivere in un paese 10-15 persone che sono amici, che si aiutano l'un l'altro, in cui uno può dire all'altro, io già l'ho fatto in pratica, c'è una mia amica che verrà ad abitare da me, non c'ha la macchina, non importa, ce l'avrà la mia. Dovremmo metterci d'accordo se magari tutte e due il sabato e domenica ci abbiamo un impegno importante e magari ci metteremo d'accordo, ma comunque si dividerà una macchina in due o tre, poi ci sarà qualcuno che avrà qualcos'altro, la stampante, mettiamo che io non mi posso permettere, vado a stampare dal mio amico che sta tanto a 500 metri perché abitiamo in un paese. E poi ci saranno momenti in cui ci sarà carenza di cibo, ma se c'è uno di noi che coltiva la campagna e ci può dare i prodotti dell'orto, li darà a tutti, non mangeremo più, diventeremo magri, snelli e più belli, sì, e attraenti. Non mangeremo più in ristorante abbuffandoci come maiali, prendendo il vino, il caffè, l'ammazzacaffè, faremo diete più sane. Ecco, è bello questo che dici, no? Se Luisa non avesse lasciato sarebbe stata un po' confortata capendo che sei un'anima buona, insomma, non sei un demone. Però c'è capisco, sì, capisco che sono disegni, cioè sono discorsi che possono, diciamo così, destabilizzare. Cioè, mia madre pensa che io sia un satanista, tanto per intenderlo. Ecco. Cioè, se sentisse questi discorsi direbbe che proprio le forze del demonio mi hanno traviato. E c'è Giovanni Forte che fa un po' un pensiero contraddittorio, dice: ascoltando le esperienze di vita di Paolo viene da pensarla storta. Avere contatti con entità angeliche o demoniache impedisce l'evoluzione. Quindi lui frequenta persone che hanno quei legami e se ne giova senza per questo pagarne il prezzo. Si è da interpretare un po' questo messaggio, Giovanni. No, beh, Giovanni non conosce la mia storia, certo che ho pagato il prezzo, e ha voglia quanto l'ho pagato. Non è che è così semplice, io adesso la faccio così, sembra che ho tutti amici meravigliosi, ma una volta ho stretto un rapporto molto forte con una persona che era un vero e proprio demone, che mi ha creato più danni per anni poi. Ecco, quindi bisogna dirla tutta, bisogna saperla tutta. Sì, qui giustamente poi ho anche amici e amiche che mi hanno messo in guardia, no, guarda che quella persona è un vero e proprio demone, io dico ma no, perché, vabbè, insomma, ho preso una cantonata micidiale e l'ho pagata cara per anni, no, non è così semplice, è che io tra l'altro per esperienza, cioè proprio la vita mi ha portato a entrare in contatto con certe forze. Quando facevo l'avvocato io non avevo manco la passione per i gialli. Mi sono dovuto occupare di omicidi
omicidi poi di carattere esoterico, e lì ho dovuto imparare sul campo, cioè con l'esperienza ho capito che era l'esoterismo. Ma pensate anche il potere della magia. Io non sapevo se crederci o no, cioè rimanevo senza giudizio, ma quando ho visto alcuni maghi all'opera, in particolare quando mi sono occupato di vicende come quella del mostro di Firenze, ho detto, ah, ecco perché nascondono il vero potere della magia e perché c'è tutta questa disinformazione, perché la magia è veramente potente e questi personaggi che stanno al potere, la magia non solo la conoscono, la usano contro l'umanità e usano tutte queste conoscenze. Certo. E è per questo che sono così potenti. Cioè un Draghi, un Papa Francesco, questi sono veri e propri demoni incarnati, o meglio, ecco, hanno fatto tutto il percorso evolutivo e poi a un certo punto sono dei veri e propri demoni. E in loro c'è solo un demone e la parte fisica, come se non esiste più, la parte animica non esiste, ormai è presa esclusivamente da veri e propri demoni. Sì, come diceva anche un altro ricercatore, che addirittura come ci sono demoni proprio incarnati, no? Fisicamente, anche angeli, lui diceva. E c'è Mario che ci dice, buonasera, entità, conosco una trentina di persone che hanno un dialogo, una voce in testa. Come sapere se è un'entità sana o malefica? Una bella domanda, sì, in effetti non è facile. Ecco, guarda, è una bella domanda, però la risposta vale per tutti, cioè bisogna vedere gli effetti sulla vita dell'individuo e sulla vita degli altri. Se ad esempio queste voci, come quelle di Anthony Williams che ho citato, danno dei consigli positivi alla persona e anche a quelli che stanno attorno, probabilmente sono entità positive. Oppure potrebbero essere entità negative che comunque fanno qualcosa di positivo, perché poi il bene e il male, insomma, c'ha diverse sfumature di grigio, quindi... se queste voci portano alla pazzia, per esempio, beh, allora non sono entità positive. Certo. Quindi bisogna vedere esattamente queste voci che dicono e che cosa vogliono dalla persona. Non si può dare un giudizio, no? Così. Però diciamo che l'angelo, ma anche il demone in realtà, quello che vuole comunque un rapporto con l'uomo un po' diverso, ci sono dei demoni puramente distruttivi, arrivano e creano solo un casino nella vita della persona. La persona può anche morire, suicidarsi a quel punto autodistruggersi proprio fisicamente, però altri demoni sono entità un po' più neutri, diciamo, che si accostano all'essere umano e, diciamo, si manifestano piano piano e fanno prendere all'uomo confidenza con questa entità. E poi, ecco, una cosa importante, quanto lasciano il libero arbitrio, questo è fondamentale. Cioè l'entità che ti costringe a fare una cosa altrimenti ti punisce, no, quella normalmente non è un'entità positiva. Mentre l'entità che comunque ti lascia la scelta e ti dice, ok, hai sbagliato, non importa, riprovaci. E Anthony Williams aveva un'entità di questo tipo, cioè lui addirittura a un certo punto ha maledetto questa entità, e l'entità si fa maledire, quella buona. Magari il demone si incazza un po' di più. E qua c'è un messaggio che dice, è tutto un andare e venire, ogni era ha il suo massimo, poi inizia la decadenza e poi di nuovo una sua espansione, nel senso che alla fine di ogni era si incarnano anime giovani nel senso evolutivo e così fino alla fine dei tempi e al suo assorbimento. Sì, non è firmato, comunque sì, dà il senso di questa continuo, diciamo così, cambiamenti in atto, anche se poi non c'è proprio, come dire, un finale chiaro di questo messaggio. E allora poi ce n'è un altro. Dice, grazie per la bella trasmissione, ma volevo anche chiedere se è comunque vero che si deve avere fiducia e mandare nell'etere pensieri sereni che possono migliorare la situazione attuale nonostante tutto. Daniele di Padova. Grazie Daniele. Assolutamente sì. Guardate, Roberta ha detto che le forme le egregore sono poi gli aggregati di forme pensiero, di pensieri delle persone. Più sono positivi e meglio è. Certo, chi manda per esempio pensieri di paura, pensieri di ansia, di angoscia, e purtroppo carica i giornalisti, in pratica. I giornalisti, vabbè, quelli proprio. Vabbè. quelli per esempio per me sono il demonio allo stato puro.
perché è un piegarsi veramente a delle esigenze demoniache. In alcuni casi, alcuni di questi perdono proprio il libero arbitrio, perché alcuni di loro sono comunque posseduti da questa entità. È una cosa importante, appunto, che volevo sottolineare di questi angeli e demoni, che interferiscono comunque con la nostra vita, la maggior parte della vita delle persone. E come ha detto quel ricercatore che avete ospitato qualche settimana fa, effettivamente alcuni esseri umani sono angeli incarnati, pensiamo a Yogananda, e alcuni esseri umani sono demoni incarnati. Penso a Draghi, ma penso a un Macron, penso a un Sarkozy. Questi sono veri e propri demoni incarnati. Quindi Paolo, ma sì, prego, guardate, vi dico anche una cosa dal punto di vista spirituale. Non a caso nell'induismo i demoni sono rappresentati in un'altra forma rispetto ai demoni cattolici. Per esempio c'è il temibile demone avversario di Krishna, Kamsa, che alla fine ucciderà Krishna, infatti, e per tutta la vita lo combatte. Tra l'altro questo demone, Kamsa, che cosa fa? Guardate il parallelismo, uccide tutti i bambini alla nascita di Krishna perché sapeva che sarebbe nato un illuminato, esattamente come Erode con Gesù. Ma questo demone è un re. Uno dice, scusa, ma è un re o un demone? Per la nostra mentalità occidentale abituata a angeli, demoni, che poi sono entità astratte che non vediamo mai, questa cosa non torna, no? In realtà nell'induismo c'è chiaro il concetto che ci sono demoni e angeli come entità disincarnate, e poi ce ne sono alcune incarnate, e Kamsa, il demone feroce avversario di Krishna, è un demone incarnato in un re, perché, questo è il messaggio delle gesta di Krishna, il messaggio è che infatti alcuni governanti arrivano a quel livello di potere solo perché hanno fatto la scalata al potere tramite una serie di patti con demoni sempre più diciamo restrittivi dal punto di vista della libertà individuale, fino a che l'anima non c'è più e c'è solo il demone. Quindi non esiste più libero arbitrio in personaggi come questi che ho citato. E c'è un altro messaggio di Enzo da Vittorio Veneto che dice buonasera, mi sono appena collegato, capisco che sia molto riduttivo, ma esiste un libro che possa dare una seppur minima traccia sull'argomento? Enzo da Vittorio Veneto, sì, è così vasto l'argomento, ma non so se ti senti di dare qualche nota di qualche libro di base, non so. No, purtroppo no, perché diciamo i libri che esistono in commercio, ci sono tanti libri sull'angelologia, sulla demonologia, però sono tutti, si basano su una tradizione, quindi tradizione ebraica, tradizione cattolica, c'è Steiner anche, ma quello potremmo ascrivere alla tradizione antroposofica, tradizione buddista, buddismo tibetano, c'è una serie di demoni e angeli, eccetera, e quindi ognuno rimane fermo alla sua tradizione. Non parliamo poi se andiamo a prendere le tradizioni spirituali africane, sciamaniche, quelle sono ancora più complesse. E invece, appunto, nella mia ricerca, diciamo, ho cercato, quando incontravo, come mi è capitato, uno sciamano, una sciamana in realtà, era tanti anni fa, che aveva contatto con angeli e demoni, cercavo di capire quali erano per lei, cioè quali erano secondo la nostra tradizione e come si comportavano, ecco, diciamo così. Quindi ho cercato di fare una cosa comparatistica, ma non riesco quindi a individuare un testo che possa veramente spiegare tutte le cose che ho detto, che le ho imparate con l'esperienza, purtroppo. Luisa, fortunatamente, questo ci fa piacere, perché sennò mi sentivo abbastanza responsabile, è rimasta collegata, grazie Luisa, dice, allora devo scacciare l'ansia e la paura e mandare pensieri di luce, grazie carissimi Luisa, grazie a te Luisa. Allora Paolo, insomma, non abbiamo proprio scossa così brutalmente, insomma, per fortuna. No, guarda, mi dispiace anche, delle volte io sono un ariete, quindi... Cioè, ogni tanto parto di testa e magari mi incanzo pure, no? Però se noi pensiamo che tutto è voluto da Dio e ci colleghiamo a Dio, non dovremmo aver paura di niente, perché c'è un disegno divino e noi dobbiamo affidarci a quello e dobbiamo essere sicuri, a meno che diciamo che Dio non esiste, e allora vabbè, certo, lì è un bel problema, e ognuno se lo gestisce come gli pare, però
Voglio dire, un antroposofo che non crede in Dio è una contraddizione, no? Se segui questa radio sicuramente sai che c'è un Dio, beh, allora affidati a lui, nel senso che lui sa cosa succede, e se anche ci succede qualcosa di male, quello che noi consideriamo male, è male sul momento per noi, ma dobbiamo aver fiducia che quel male lo trasformeremo in bene. Ecco, c'è qui un passo del buddismo di Nichiren, molto bello, in un Gosho, che si chiamano così, risposta a Kyo. Dice, se tu reciti il Daimoku, ma potremmo prendere questa espressione e dire, se tu reciti un mantra di qualsiasi tradizione, o se tu ti affidi a Dio, o se tu comunque ti affidi alla tua tradizione spirituale, se anche incontrerai un demone, questo demone si trasformerà in un angelo a tua protezione, che sarà servito per la tua evoluzione. Bellissimo, bello, bellissimo. Sì. Sì, questo diciamo fa proprio il collegamento con quello con cui sei esordito, no? Perché appunto all'inizio si diceva che non è così schematica la distinzione bene e male, ci sono angeli che possono fare bene ma anche un po' male e demoni che possono fare male ma anche un po' bene, però in effetti anche nello sviluppo del tuo dire viene fuori che bisogna avere anche questo discernimento degli spiriti, no? E quindi distinguere le cose. Certo che tu hai fatto proprio diciamo così l'esperienza sul campo e quindi meglio di così, voglio dire, c'è un rischio grosso, però ovviamente e hai, come dicevi tu, hai anche pagato caramente questa tua libertà di ricerca, no? E quindi però c'è, ma anche guarda, questo posso dire una cosa, l'ho pagata caramente, frequento persone che, per esempio c'ho un gruppo di amici antroposofi, non so se mi ascolteranno, che mi dice che io frequento delle amicizie pericolose che non devo frequentare. Ah. Perché sì, perché alcuni sono veri e propri demoni, ma in realtà io ho sono nel lavoro, ma non solo io penso che qualunque persona attorno a me avrà avuto esperienze simili. Io sono stato a lavorare in ambienti che non avevo percepito come negativi, che è molto peggio di andare, di avere per amicizia un uomo o una donna che fa i patti con i demoni, perché almeno la persona, io so che ha fatto un patto, la cosa è dichiarata, quindi so chi ho davanti. Bene, io posso anche dire il nome di questo istituto, si chiama IGI, Istituto Grandi Infrastrutture di Roma, dove c'erano personaggi molto potenti, ma lì era veramente il demonio in terra, solo che io non lo riconoscevo, quello sì che era molto più pericoloso. Ma posso citare anche altre persone che ho conosciuto durante la mia carriera, magistrati che usavano il loro potere solo per fini personali, facendo del male indicibile alle persone. Ecco, quelli sono veri e propri demoni. Talvolta l'ottusità dell'essere umano ti dice, ah, questa persona è pericolosa. Eh sì, è quel magistrato che frequentavo, non era pericoloso? Perché noi ragioniamo per schemi e quindi ci sembra che se stai davanti a un magistrato, ho fatto nomi di magistrati, ho fatto nomi e cognomi, ho pagato le conseguenze con processi, da cui sono uscito comunque indenne, questo devo dirlo. Bene. In cui ho detto, il magistrato Tizio era uno di quelli che erano responsabili del delitto del mostro di Firenze. Ma finché io non mi sono accorto di questo era un magistrato che lottava per la giustizia. Ha scritto libri in nome della giustizia, un libro si intitola, è stato all'antimafia, il capo dell'antimafia, il procuratore nazionale antimafia. E questo è un vero e proprio demone incarnato. Noi questi dovremmo temere, no la mia amica demone, o guarda, cito anche casi di persone indemoniate, non erano amiche, ma erano persone magari che mi contattavano per chiedere un aiuto, che avevano questi demoni dentro, che parlavano lingue straniere, no? Proprio il classico come l'esorcista, che ho portato da un esorcista, questo padre Rolando, e l'ha liberato. Ma questo a me non mi faceva paura. Alcuni miei amici mi hanno detto, ah, che coraggio che c'hai. Ma io, scusate, rispondevo, ma quale coraggio? Questo demone di questa donna si limitava a insultarmi in una voce gutturale, cioè mentre sta donna che c'ha una vocetta carina, no? Mi parlava, era sto demone che faceva, tu sei uno stronzo, così, no? Ma io mi veniva da ridere perché diceva, ma tu sei Satana, sei l'avversario di Dio e ti limiti a darmi dello stronzo, cioè se questo è il tuo potere, possiamo pure, francamente, possiamo pure stare belli tranquilli. Invece non si riconosce chi è Satana, veramente, non è questa qui che è una povera disgraziata, che questo demone che la possedeva probabilmente forse non era manco un vero e proprio demone con la dignità di demone, ma sarà stato un elementare, non lo so, perché poi appunto non sono un esperto, quindi non li so classificare.
io avrei più paura andare davanti a Draghi che davanti a questa donna. Dice, buonasera, io sono un'altra Luisa, me ne sto in silenzio perché sono affascinata e interessata a tutto quello che dite. Quanto vorrei conoscere l'avvocato antropolo, puntini puntini, grazie Luisa. Sì, no, ha paura di classificarti come antroposofo. Sì. Abbiamo varie Luisa in questo programma che ci ascoltano. Bello. No, io non sono, questo lo preciso, non sono un antroposofo. Sono affascinato dall'antroposofia, ma come sono affascinato da tutti i maestri spirituali e da tutti ho preso qualcosa. Ho preso qualcosa dal buddismo, dall'induismo. Yogananda è straordinario e ho frequentato anche Ananda Assisi, sono andato delle volte, eccetera. Affascinato dall'ascolto dell'antroposofia, soprattutto dell'esperienza di alcuni miei amici antroposofi che hanno avuto delle esperienze meravigliose che io considero quasi divine, con l'esperienza vicino al maestro Scaligero, per esempio, mio amico Piero Camerinesi, che ha avuto come maestro Scaligero, sto incantato ore ad ascoltarlo. Poi però, cioè, ci sono dei limiti nell'antroposofia e io da quei limiti però mi dissocio, insomma. Penso che anche loro siano arricchiti dalla tua amicizia, voglio dire. Allora ricordiamo a Paolo di Venezia che l'ospite è Paolo Franceschetti, dove può trovare su Petali di Loto, diciamo, i tuoi lavori, no? Allora, ci sono anche altri messaggi, purtroppo siamo proprio addirittura d'arrivo, proprio una cosa sintetica, dice, buonasera, se uno ha rabbia contro l'ingiustizia e i crimini, ma invece di aiutare fa paura, non so cosa vuol dire, poi lo lasciano solo, viene tradito, si rifugia nei piaceri come il sesso, se ne accorge e vuole cambiare, è un demone? No, io non penso, ma non so, Marco, grazie del messaggio, è un po' difficile. Allora, guarda, può essere un demone o no, però io concluderei una cosa... Sì. Visto che poi qualcuno mi ha chiesto anche dei consigli, allora mi viene in mente un libro che è illuminante per alcuni passi, si chiama Il libro degli angeli, scritto da Kaya e Christian Müller, tra l'altro edizioni University Michael, e è un testo di angeliologia dove dice una cosa che vale anche per i demoni. Allora, noi invochiamo gli angeli oppure invochiamo i demoni, ma gli angeli sono manifestazioni del nostro stato di coscienza. Cioè, alla fine, siccome l'obiettivo del percorso spirituale è trovare Dio in noi e superare anche gli angeli e i demoni, in realtà riconoscendo cosa? Che sia i demoni che gli angeli sono manifestazioni di noi stessi. Demone non attecchisce sulla persona che fa un percorso angelico e viceversa, l'angelo non va, guarda caso, da chi ha fatto il patto col demone. Perché questo? Perché si accordano con lo stato di coscienza dell'individuo, quindi alla fine la responsabilità ultima di tutto è l'uomo, siamo noi. E quindi domandarsi poi è un demone oppure sono io, ma alla fine io direi è la stessa cosa. Come dico, abbiamo 40 secondi. Paolo, vuoi darci un saluto, un tuo messaggio? Abbiamo 30 secondi e noi ti ringraziamo tantissimo, tantissimo. Guardate, no, io semplicemente vi ringrazio perché tra l'altro per me parlare poi delle volte è chiarire anche a me stesso dei concetti, no? E quindi o con le domande sono stimolato a riflettere, con la trasmissione che ho ascoltato prima comunque ho fatto delle riflessioni, eccetera, quindi comunque ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato. Io spero che tu vorrai ancora essere con noi tra qualche tempo, ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo buon tutto, veramente di cuore. Grazie a voi, ciao.